Ben ritrovati, nuova puntata di Montafuzza, diciamo l'ultima per prima della pausa pasquale. Parleremo appunto di campionati dalla Serie B con il punto di mercato sulla situazione della Fondi Classe 5, poi delle altre formazioni ginnastiche e via discorrendo, fino alla Serie D femminile. Due parole sul Fondi Calcio 5. In settimana ho parlato col direttore sportivo Antonio De Bonis e mi ha chiaramente fatto capire che da quando il campionato si è chiuso, loro non si sono mossi, stanno in una fase di stand-by, quindi riposo assoluto, per poi partire nei prossimi giorni a iniziare a parlare con la probabile conferma del tecnico De Simoni, la volontà di Sera è questa di confermare Paolo De Simoni, poi giustamente cercare di rinforzare questa squadra, perché quest'anno giustamente il discorso era legato al fatto che la regressione era una, che poi via via, durante il campionato è diventata appunto nessuno, per il fatto che la squadra appunto si è ritirata dalla formazione che non è riuscita appunto a continuare il campionato. Quindi in effetti dobbiamo aspettare qualche settimana, e quindi da questa settimana, dalla prossima settimana in poi aspetteremo solo il termine della prima annata di Montafuzzo sul Tontino per farvi il quadro di mercato sul Fondi Calcio 5. Torniamo in studio per parlare di C1. Anche questo campionato è fermo, sarà posticipato al prossimo 23 aprile, poi l'ultima giornata il prossimo 29 aprile. Quindi, per ovviare tutto questo, abbiamo contattato il giocatore di ginnastica Marco Castroferri, che ci ha fatto il punto un po' sulla situazione della formazione fondana. Ricordo che la ginnastica sul fondo dovrà giocare il prossimo 23 aprile contro la Mirafin, formazione sia di alta classifica, ma formazione che comunque non ha più niente da chiedere al campionato, non potrà partecipare ai playoff e né appunto rischia la retrocessione. Quindi potrebbe essere l'occasione per la ginnastica di fare risultato pieno per essere presente nella zona alta per i playout, e quindi giocare, come ascolterete da Marco Castroferri, giocare le partite che ritoccheranno nei playout in casa. Quindi ascoltiamo Marco Castroferri. Innanzitutto buongiorno, attualmente diciamo è una fase un po' di stallo, anche se oramai siamo matematicamente play-out. Mancano due partite, dobbiamo fare del tutto per vincere le tre due per avere una matematica certezza per giocarci play-out in casa, che attualmente è l'unica possibilità che ci rimane per salvarci. E certo, all'inizio sta andando bene, poi una serie di vicende hanno contribuito a far sì che, diciamo, il percorso del campionato si complicasse sempre di più. E ora ci troviamo matematicamente play-out. All'inizio del campionato eravamo forti soprattutto nel giocare in casa, e era il nostro punto di forza. Poi ultimamente, nell'ultimo mese, anche diciamo, le partite in casa sono diventate un problema, non abbiamo vinto più. L'unica vittoria che abbiamo fatto l'ultimo mese è stata contro l'ultima in classifica fuori casa, dopodiché abbiamo avuto proprio un tracollo. Cioè, quelle che abbiamo perso sono state tutte dirette concorrenti per salvarci. Secondo me quello che ci è mancata è un po' la serenità, la voglia di vincere, la consapevolezza che noi stiamo avendo una squadra, perché poi quando vengono a mancare i risultati manca anche la fiducia in noi stessi, e diciamo è stata tutta una cosa consecutiva. Spazio adesso alla C2, un campionato che è quasi concluso, anche perché per quello che riguarda la vetta abbiamo già avuto la conferma la settimana scorsa della vittoria del campionato per il Minturno, che comunque continua a vincere, anche se ha vinto il campionato, non ha avuto problemi a battere l'Aprile in trasferta 6-3, risultato finale. Quindi sicuramente una squadra che
ha un grosso spessore, tripletta di Ribeiro, poi ancora riso, Faria e Colacicco, quindi formazione sicuramente di grande qualità. Fra poco ascolteremo anche l'intervista ad Andrea Galdiri, che ci ha fatto il punto sul campionato del suo Minturno. Città di Minturno conferma la zona playout battendo per 4-1 i CCP Formia, doppietta di Fiocco, scusate, poi ancora Zottoli, poi Mella. Vittoria anche per il Terracina 6-3 contro il Verdetti, Quaterna di Campoli, poi ancora Vestosi, Filippo Lacroix, ex Atletico Gaeta. Sicuramente insomma un campionato molto interessante per questa formazione Terracina che non puntava certamente alla vittoria. Certo, ancora deve essere certo il discorso legato al Terracina che comunque è a 32 punti, dovrà cercare di non perdere in trasferta e diventa alquanto difficile contro Real Castelfontana per provare appunto a mantenere direttamente la categoria. Diversamente dovrà appunto vedere di giocare i play-out, la città di Minturno appunto in zona play-out. Vedremo se la prossima settimana in trasferta proverà appunto a confermare questa zona play-out in una posizione migliore, andrà sicuramente fuori casa contro il Città di Cisterna. Ma diamo uno sguardo alla classifica dopo 25 turni, il prossimo sarà 26, Minturno 68, Real Castelfontana 61, poi c'è Terracina 32 e ancora 29 punti Città di Minturno Marina. Chiude la classifica il Pontina Futsal, già retrocesso con 9 punti. Prossimo turno, Città di Minturno, ripeto, andrà fuori casa contro Città di Cisterna, il Minturno chiuderà in casa contro la Vigor Cisterna e ancora il Terracina fuori casa contro la Real Castelfontana. Per concludere, ascoltiamo l'intervista ad Andrea Gardini che ci fa il resoconto del campionato del Minturno e giustamente ci accenna anche al discorso legato alla Coppa Lazio, visto che il prossimo 3-4 maggio il Minturno sarà nella finale nazionale appunto della Coppa Lazio di categoria. Quindi ascoltiamo Andrea Gardillo. Sì, noi abbiamo iniziato purtroppo senza la fase di preparazione abituale alla squadra, quindi abbiamo fatto le prime partite con una rosa differente rispetto a quella che abbiamo finito e siamo dovuti partire con l'handicap di 5 punti rispetto a Castelfontana, però una volta poi sistemata la rosa definitiva in un girone intero li abbiamo recuperato 12 punti, abbiamo dimostrato la nostra netta superiorità sia tecnica che fisica che tattica. E stiamo continuando con i nostri 3 allenamenti settimanali, sono tutti presenti in palestra, non manca nessuno, noi siamo concentratissimi sugli obiettivi da cogliere ancora, per cui siamo lì. E ci stiamo allenando come se fosse il primo giorno di allenamento. Serie C femminile, anche qui non abbiamo niente da dire, visto che anche questo campionato, come la C1, è ferma per decisione del comitato. L'unico dato da dare è appunto la sconfitta nel recupero della Vis Fondi contro il Football Club 8-1, ma come vi ho ripetuto la settimana scorsa, il tecnico Ciro Iori, che dopo ascolteremo le prossime settimane, ha parlato già di salvezza diretta, già avuta, e quindi queste 2 giornate servono semplicemente per concludere la grande la stagione. Il prossimo turno, che sarà datato 23 aprile, la Vista Fuori giocherà in casa contro la Roma Calcio femminile. In classifica, come vi ho già ricordato la settimana scorsa, Virtus Ciampino 66, la Vis Fondi si trova a 33, sotto di là ci sono Casaltorraccia, Resto Roma, Lazio Calcetto, La Rosa dei Venti, Capitolina e Monte Fiasconi. Quindi sicuramente un primo campionato che diventa un bel vanto per la società della Vis Fondi, che è riuscita a mantenere la categoria grazie anche all'arrivo di Claudio Testa, che con i suoi gol ha portato sicuramente la salvezza a questa squadra. L'altro turno che ci sarà il prossimo 29 aprile, che poi dopo chiuderà di fatto il campionato di Serie C femminile, la Vis Fondi concluderà fuori casa contro la formazione della Rosa dei Venti. Quindi questo è ciò che potrà succedere le prossime settimane da qui al termine del mese. Quindi mi sembra che anche per questo campionato è tutto.
Ed ora spazio alla Serie D, uno sguardo appunto al girone A dove abbiamo la Virtus Racina battuta per 11-4 dall'Unita d'Aprilia e la Real Terracina che vince 5-2 contro il PR2000 Aprilia. La classifica vede adesso il Real Podgora con 57 punti, Sporting Giovane Risorse 56, Real Terracina si è avvicinata con 48 insieme a Antonio Paluzzi, quindi playoff pronti anche per loro. Via via le altre squadre, la Virtus Terracina si trova a 14 punti, sotto di lei ci sono solo Parracchio San Giuseppe e Virtus Latina Scalo. Prossimo turno, qui siamo in regola, si giocherà il 26 aprile, quindi sabato 26 aprile, pausa pasquale, quindi si giocherà regolarmente il 26 aprile. La Real Terracina di nuovo in casa contro lo Sport Giovane Risorse e la Virtus Terracina contro il Real Terracina, quindi Real Latina, scusate, quindi una giornata sicuramente pro Real Terracina, che potrebbe avvicinarsi ancora di più alla zona importante, ma è chiaro che ormai siamo alle ultime giornate e quindi probabilmente non si dovrà solo disputare i playoff la Real Terracina. Per il girone B, di cui abbiamo le interviste a tre protagonisti di questa gara, i risultati della giornata precedente, 23esima, Ventotene perde in casa per 6-1 ad opera dell'Olympus, Atletico Sperlonga batte per 9-6 l'Atletico Marano, l'Atletico Gaeta ha battuto per 8-1 lo Sporting di Racina, il DLF Formia San Giovanni Spigno si giocherà in settimana, Formia 905 Alderance 5-16, Tremensuoli Palavagnoli 3-8 e Vizfondi 1-6. La classifica, tutti e tre le formazioni a 53 punti, Visfondi, Atletico Gaeta e Old Arance, quindi ultime giornate che saranno sicuramente uno spettacolo. San Giovanni Spigno 40, Olympus Sporting Club 38, Visfondi 0 punti, Atletico Sperlonga 29 insieme a Sporting Terracina, 29 punti per Palavagnoli, Atletico Marano alla 24, Tremensuoli 22, DLF Formia 15 e poi Spendotene 3 punti, quindi una giornata sicuramente importante per i colori delle formazioni. Se notate, sono 13 punti di distacco dalle altre squadre, quindi è un discorso fra loro tre, quindi fra Visfondi e Atletico Gaeta e Old Arance, quindi Old Arance già ha toppato contro Atletico Gaeta, adesso si andrà sicuramente allo spareggio a tre, a meno che uno delle tre non possa fare qualche errore di troppo nelle prossime giornate. Il prossimo turno, anche in questo caso, 26 aprile, Atletico Gaeta giocherà fuori casa contro Atletico Marandola, Olympus DLF Formia, Palavagnoli Ventotene, San Giovanni Spigno Atletico Sperlong, Sporting Terracina Formia 105, Vizfondi contro Old Arance e ancora Vizfondi contro Tremensuoli. Quindi altra giornata sicuramente insomma interessante, ma dobbiamo aspettare giustamente la prossima ripresa, visto che c'è adesso la pausa pasquale. Adesso ascoltiamo le interviste a fine gara fra Atletico Gaeta Sporting Terracina, al tecnico del Gaeta Valente, al presidente dello Sporting Terracina Carinci e giustamente a Roberto Pirro, che è rientrato a tempo pieno in casa Atletico Gaeta. Ascoltiamo le tre interviste. Assolutamente, è andata oltre però le nostre aspettative. Io mi aspettavo una partita un po' più, ecco, più dura, però devo dire, forse i primi minuti, quel 3-0 immediato in 5-6 minuti, insomma, in poco tempo, ha fatto sì che probabilmente ha messo le cose in chiaro sull'andamento della partita. Terracina, nel complesso, come l'hai visto questo Terracina? No, una squadra giovane, organizzata, forse sarà stato il caldo. Diciamo con la vena agonistica, diciamo, un po' più bassa, ecco, meno cattivi sul pallone. Come accennavo prima, sono quelle annate che uno cerca di migliorarsi, no? Quindi l'impegno era quello, era massimo. Abbiamo preso delle persone comunque che sulla carta e con i trascorsi
pensavamo potessero fare la differenza, invece l'hanno fatta, ma in negativo. Basta guardare, oggi eravamo 8 persone e poi se ci mette anche la sfortuna, perché praticamente il portiere ha avuto nell'amichevole di mercoledì ha avuto un grave problema al ginocchio, speriamo che non si deve operare, ma noi possiamo che sia stato interessato il legamento. Il ragazzino è piccolo, poi è inesperto, è fortuna che ci sta, ha fatto quello che poteva, poi insomma noi in questi campi qua siamo sempre penalizzati, perché ovviamente ci alleniamo da 3 anni sul parquet e quando vai nel sintetico lo paghi. Forse pure i ragazzi pensavano di perdere la partita, hanno deciso di perdere la partita già dall'inizio, perché comunque ha prevalso più il buon senso, non farsi ammonire, espellere e comunque non infortunarsi, no? Perché abbiamo a disposizione ancora 6 punti e io credo che dei 6 punti 3 li possiamo prendere tranquillamente, perché insomma, non voglio nemmeno pensare che con il Formia 1905 andiamo a fare la figuraccia che abbiamo fatto là. Oggi siamo entrati in campo con la mentalità vincente, ormai mancano 3 partite, con quella di oggi ne mancano altre 3 e quindi con la mentalità giusta. Sono 4 finali, una l'abbiamo già vinta, ne dobbiamo vincere altre 3. Speriamo, perché siamo arrivati con tanti sacrifici, con tante problematiche a questo in vetta e ora ci crediamo tutti quanti e cerchiamo di portare a termine con una vittoria. Chiusura del programma, ultimo campionato da trattare, la serie di femminile, sicuramente insomma un campionato che sta facendo divertire chi lo segue. San Giovanni Spigno batte per 4-2 l'Atletico Sperlong, l'Atletico Cisterna, rete di Longo, la vecchia di Rocco, e ancora l'Atletico Gaeta che perde in casa contro l'Atletico Rocca Massima, il Torrice che batte per 3-2 il Foro 1905 Calci, quindi Romano e Stotto per il Formi, e quindi classifica che adesso ormai vede solo Torrice primo in classifica. La Ginnastica Studio Fonde perde per 10-2 in casa del Ligos Laprilia, le reti per le fondane Gian Andrea e Vitiello, e infine la Lidicalcio 2013 batte per 6-4 Cervara, ma questo ci interessava poco. Siamo qui alla 23esima giornata, la prossima sarà la 24esima e sempre il prossimo 26 aprile. Intanto diamo uno sguardo alla classifica: Torrice adesso comanda da solo con 63 punti, seguono Liri Calcio 2013-60 insieme a Formia, Igos Aprile 55, Rocca d'Arci 42, l'altra Fontina e l'Atletico Ede con 19 punti, San Giovanni Spigno 16 e infine il Ginnastica Studio Fondi con 7 punti. Quindi sicuramente insomma un campionato che ha dato qualche soddisfazione alle formazioni di nostro interesse, ma adesso siamo in una fase che, perdendo il match club, il Formia dovrà sperare le prossime giornate che possa succedere qualcosa. Prossimo turno, anche in questo caso siamo al 26-27 aprile, Formia 105 contro Atletico Gaeta, Atletico Rocca Massima, Atletico Rocca d'Arci, Liri Calcio 2013 contro Torrice, Giulianello Igos Aprile, Cervaro Ginnastica Studio Fondi, Priverno San Giovanni Spigno e infine Atletico Gaeta contro Virtus Broccospella Santo Padre. Questo era il quadro anche per la femminile. Abbiamo chiuso anche questa settimana, noi ci diamo appuntamento dopo Pasqua, quindi a voi tutti una buona serata e buona Pasqua.